come granello di senape. Il commento al Vangelo. Una donna impastato di notte crescerà e ti verrà pane benefico nel forno del mio Signore. Se l'ho dato Gesù Cristo, siamo giunti alla 28ª domenica del tempo ordinario. Ascoltiamo ancora, cari fratelli, il Vangelo che la liturgia ci propone secondo l'Evangelista San Luca. Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la Samaria e la Galilea. Entrando in un villaggio, gli vennero incontro 10 lebbrosi, che si fermarono a distanza e dissero ad alta voce: «Gesù, Maestro, abbi pietà di noi!» Appena li vide, Gesù disse loro: «Andate a presentarvi ai sacerdoti». E mentre essi andavano, furono purificati. Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a gran voce e si prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, per ringraziarlo. Era un samaritano. Ma Gesù osservò: non ne sono stati guariti 10 e gli altri 9 dove sono? Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a Dio all'infuori di questo straniero? Egli disse: alzati e va, la tua fede ti ha salvato. La tua fede ti ha salvato. Notiamo questo passaggio in questo brano del Vangelo, cari fratelli, dalla guarigione alla fede. Non basta la guarigione, occorre giungere a recepire, a ricevere il dono della fede. Non corriamo il pericolo di ridurre questo messaggio del Vangelo, cari fratelli, di oggi a una lezione di Galateo. No, il tema qui non è la riconoscenza. Partiamo da questo principio. I 10 lebbrosi si avvicinavano a Gesù a distanza e chiedevano: abbi pietà di noi. Abbiamo sentito cosa ha fatto Gesù. Subito Gesù li invia ai sacerdoti del villaggio. E potevano andare al sacerdote del villaggio solamente allorché avevano avuto la guarigione. Loro ancora non l'avevano sperimentato, eppure Gesù dà loro questo ordine. Uno di questi, lungo il cammino, vedendosi guarito come tutti gli altri, uno di questo però, uno solo, ritorna indietro. Gesù rimane sorpreso. Un samaritano, cioè un eretico, miscredente, ha avuto, direi, una intuizione teologica. Che 9 giudei, figli del suo popolo, educati alla fede e anche conoscitori della scrittura, della Torah, non hanno avuto. Lungo il cammino, ripeto, tutte e 10 si sono resi conto che Gesù era un guaritore. Questa notizia doveva essere comunicata alle guide spirituale di Israele. Solo nella mente e nel cuore del samaritano è brillata una luce nuova. Che cosa ha percepito questo samaritano? Ha capito che Gesù era più che un guaritore. Nel suo gesto di salvezza ha colto il messaggio di Dio. Lui, eretico, ha intuito per primo che Dio ha inviato colui che i profeti hanno annunciato, colui che apre gli occhi ai ciechi, le orecchie ai sordi, che fa camminare gli storpi, risuscita i morti e sana i lebbrosi. Confrontiamo sempre l'Evangelista Luca al capitolo 7. Nel versetto 22.
È stato, cioè, questo samaritano il primo a intuire che non è vero che Dio sta lontano dai lebbrosi, come se Dio li sfuggisse, che li rigetta, quasi a dirci da questo insegnamento: fatela finita con la religione che esclude, che giudica, che condanna le persone impure. Ecco un grande messaggio di gioia. Gli impuri, gli eretici, gli emarginati non solo non vengono allontanati da Dio, ma giungono a Lui e a Cristo prima e in modo più autentico rispetto agli altri. E poi, ancora su questo fatto, su questa azione singola del samaritano, uno solo ritorna da Gesù. Gli altri sono andati prima per sbrigare le formalità delle verifiche, per essere poi riammessi nella comunità, alla vita comunitaria. Gesù si rattrista non per i ringraziamenti. Dice che il samaritano è stato l'unico che ha dato gloria a Dio. E quindi, cioè l'unico che ha capito subito che la salvezza di Dio giunge agli uomini attraverso Gesù. Questo è il grande messaggio che ci dà questo samaritano. La salvezza di Dio arriva a noi attraverso Gesù. Ha capito che Gesù è l'unico intermediario scelto da Dio per comunicare i suoi doni. Dobbiamo avere, cari fratelli, questa gratitudine tutti verso Dio. Impariamo a riconoscere i tanti benefici ricevuti da Dio senza alcun nostro merito e a elevare a Lui preghiere di lode e di ringraziamento, cioè di riempimento di grazie, non limitandoci, come spesso avviene, alla preghiera di domanda, la preghiera di ringraziamento e di lode. Facciamola nostra nelle nostre preghiere, da non rimanere solo espressione verbale, ma che deve tradursi anche in azione apostolica e anche annuncio gioioso della nostra fede in Gesù Cristo risorto. Sia lodato Gesù Cristo. Nel tempio del mio Signor, come un chicco di frumento, qualcuno seminato al sole crescerà.